lasciarvi anche qualche consiglio sulla alimentazione nel soggetto anziano. Nel corso della nostra vita sappiamo che la base della nostra alimentazione, che è in grado di garantire tutto ciò di cui abbiamo bisogno, è l'alimentazione di tipo mediterraneo. Logicamente le regole non cambiano quando l'età biologica comincia ad andare e quindi ci spostiamo verso la parte più matura della nostra vita. E anche in questa fase più adulta della nostra vita, dove normalmente quindi si parla di soggetto anziano e si parla di un processo biologico che un po' ci fa raccapricciare, cioè il fenomeno dell'invecchiamento, che è un fenomeno che biologicamente sembra tanto attrarci quando lo riferiamo ad un vino, perché sicuramente ci fa buona gola un vino invecchiato, ci fa altrettanta buona gola quando parliamo di un buon formaggio invecchiato, ma quando lo riferiamo a noi stessi, questa cosa ci mette un po' spavento. Tant'è che la più moderna medicina ha sempre puntato la sua attenzione, ha sempre focalizzato i suoi studi nella medicina anti-aging. Personalmente non amo molto questo anti-aging perché credo che sia praticamente impossibile andare contro l'invecchiamento. L'invecchiamento è un processo biologico che porta il nostro organismo pian pianino a quella che simpaticamente possiamo definire la nostra data di scadenza. Credo piuttosto quindi che sia corretto parlare di management dell'aging, quindi saper gestire questa età biologica che progredisce. Per saper gestire questa età biologica che progredisce e per far sì che tutti i nostri organi, organelli, tutti i nostri laboratori che vanno a comporre quindi il nostro perfetto meccanismo che è il corpo umano possano continuare quindi ad esercitare correttamente le loro funzioni, nostra cura dovrà essere garantire una buona alimentazione e un corretto, un sano stile di vita. Logicamente tutto accompagnato da una brillante e serena consapevolezza di questo tempo che va. Ora, per quanto riguarda l'alimentazione, lo stampo rimane pur sempre mediterraneo, quindi sappiamo che la dieta mediterranea parte con il primo paradigma che è una grande abbondanza di prodotti vegetali, moderati quantitativi di pesce, di latticini e di uova, piccoli quantitativi di carne rossa, olio di oliva come unica fonte di grasso e vino preferibilmente consumato durante i pasti. Quindi questa è la regola d'oro, diciamo che questa è l'alimentazione modello alla quale sempre dobbiamo riferirci. Nel soggetto anziano, però, alcune cose vanno un pochino plasmate o vanno un pochino corrette o vanno adeguate secondo quello che sono le nuove esigenze in questo nuovo momento della nostra vita. Allora, partendo dalla prima asserzione, quindi dalla prima frase dove appunto abbiamo sentito recitare una grande abbondanza di prodotti vegetali, un piccolo accorgimento dobbiamo farlo perché non è detto che per il soggetto anziano possa continuare a rimanere valida la regola delle 5-6 porzioni al giorno di frutta e di verdura, perché se accanto alla quella che è, diciamo, il tesoretto, e quindi quelli che sono i nutrienti fondamentali a che tutti i nostri organi possano svolgere la loro funzione al meglio, e cioè mi riferisco ai minerali, mi riferisco alle vitamine, mi riferisco ai fitocomposti, mi riferisco al corretto apporto di acqua che questi alimenti riescono a garantirci. Di contro dobbiamo tenere presente che all'interno di questi prodotti vegetali abbiamo un elevato quantitativo di fibra alimentare. La fibra alimentare gioca un ruolo di notevole importanza nell'età adulta perché la possiamo paragonare un po' ad una spugna e quindi ecco che porta via tutto ciò che poco ci piace che residua all'interno del nostro organismo. Diciamo che poi questa fibra alimentare gioca un ruolo di notevole importanza nella motilità intestinale in modo tale che la regolarizza. Ecco che nel soggetto anziano dove normalmente l'intestino è abbastanza destrutturato, è abbastanza in difficoltà per una serie di motivi che sicuramente il soggetto nell'andare della sua vita ha accumulato, potrebbe essere un abuso di antibiotici, una difficoltà al movimento e quindi ecco che tutto questo va a rendere l'intestino nel suo svolgimento della funzione un pochino più in difficoltà. Se noi aggraviamo tutto questo con un quantitativo eccessivo di fibra, sicuramente non aiutiamo il nostro anziano ad avere una buona funzionalità gastrointestinale e in particolar modo intestinale, perché il locus di cui stiamo parlando è questo, ma piuttosto andiamo ad arrecare problemi. Perché? Perché la motilità intestinale è rallentata, perché la fibra alimentare la possiamo un pochino paragonare un po' come alla rete dei pescatori, dove all'interno rimangono intrappolati di pesci. Nel nostro organismo logicamente pesci non ne abbiamo, ma i loro analoghi possono essere considerate le vitamine e i minerali.
Quindi, se in un intestino di un anziano abbondiamo con questa fibra, con questa rete di pescatori, potremmo sottrarre all'assorbimento fisiologico minerali e vitamine. Quindi ecco che andiamo a depauperare l'apporto in nutrienti di cui invece l'anziano avrebbe bisogno. Quindi forse qualche porzione in meno di frutta e di verdura al nostro anziano lo possiamo anche consigliare. Un altro motivo per scendere un pochino al di sotto nella porzionatura di frutta potrebbe essere se il nostro anziano è in una condizione di diabete, quindi deve sicuramente tenere sotto controllo il valore degli zuccheri semplici, in particolare di glucosio, che nella frutta viene tradotto come fruttosio, e quindi ecco anche in questo caso magari controllare un pochino l'apporto in frutta e prediligere invece un apporto in verdura. Ancora tra le verdure, lasciare magari quelle che sono le verdure a foglia larga, perché ancora più ricche di un certo tipo di fibra che potrebbe dare problemi piuttosto che agevolare la funzionalità intestinale, prediligere invece un ortaggio. Sempre rimanendo nel gruppo dei prodotti di origine vegetale, ancora un'attenzione per l'anziano la facciamo portare sull'uso dei legumi. Perché? Perché anche in questo caso il legume ha sicuramente il vantaggio di garantire un buon apporto di componente proteica, non infarcita di un apporto eccessivo di grassi come potrebbe capitare nel consumo di proteine derivate da prodotti di origine animali, ma di contro dobbiamo dire che all'interno, nella famiglia dei legumi, troviamo degli zuccheri che possono, traduciamolo con un termine forse poco ortodosso per i chimici o per i nutrizionisti o per il mondo medico-scientifico, ma a noi più accessibile, può causare una sorta di fermentazione a livello intestinale e quindi creare distensioni addominali e quindi creare flatulenze e quindi creare quella situazione di dispepsia intestinale che tanto dà noia al soggetto anziano che può avere, può sicuramente conoscere una situazione di diverticolosi e quindi avere delle particolari attenzioni anche sull'utilizzo dei legumi sicuramente ne porta giovamento. Quando andiamo invece nel gruppo degli alimenti che devono garantire un corretto apporto proteico, ma non sono più di origine vegetale, ma sono di origine animale, ecco che i quantitativi devono essere sì corrispondenti a quelli che abbiamo sempre consigliato per l'adulto, quindi cercare di inserire almeno 2-3 volte a settimana il pesce, di inserire una volta a settimana l'utilizzo delle uova, dei formaggi, delle carni trasformate, concentrandosi solo esclusivamente su un prosciutto crudo, un prosciutto cotto della bresaola. Cambia invece ancora una volta l'accorgimento per il soggetto anziano quando ci riferiamo alla carne rossa. La carne rossa sarebbe bene evitarla e prediligere invece una carne bianca, che potrebbe essere del pollo, potrebbe essere del coniglio, potrebbe essere del tacchino. Perché? Perché sappiamo che nella carne rossa in realtà a seguito di quello che è la modalità di allevamento, tante possono essere le sostanze che giocano piuttosto un'azione negativa che non positiva su quella che è la salute, o perlomeno il cercare di mantenere il più a lungo possibile il buon stato di salute, che spesso e volentieri nell'anziano si traduce piuttosto come un discorso di prevenzione secondaria che non di prevenzione primaria, perché comunque l'anziano ha già conosciuto una o più forse di quelle che noi definiamo patologie cronico-degenerative, che potrebbero essere a carico dell'apparato cardiovascolare, quindi parliamo di un'ipertensione. O potrebbe anche essere una condizione di dismetabolismo, quindi una condizione di diabete o di sovrappeso, perché sappiamo che poi l'anziano tende progressivamente a muoversi di meno e quindi ecco che l'apporto calorico non ridotto adeguatamente porta poi a una condizione di sovrappeso. Se tutto questo è vero a livello di alimentazione, diamo anche una piccola accortezza nell'utilizzo dei liquidi, e quindi mi riferisco all'acqua. Una buona idratazione all'anziano va senz'altro garantita, senza mai aspettare il campanello d'allarme della sete, perché quando scatta la sensazione di sete vuol dire già che siamo in una condizione di non idratazione adeguata. Però anche in questo caso attenzione a non eccedere con l'acqua nel soggetto anziano. Perché? Perché non avendo una buona funzionalità cardiaca, perché un pochino rallentata, non avendo una buona mobilità, perché sappiamo che l'anziano tende ad essere prevalentemente sedentario, questo quantitativo di liquidi eccessivi potrebbe piuttosto creare problemi, formando quindi anche degli edemi negli organi periferici, mi riferisco soprattutto ai piedi o mi riferisco anche alle mani, e quindi anche in questo caso affaticare un po' la circolazione piuttosto che essergli d'aiuto.
oltre ad affaticare ulteriormente anche quello che è il lavoro normalmente svolto dagli organi emuntori per eccellenza del nostro organismo, cioè dal rene. Quindi attenzione anche alla quantità di acqua e alla scelta di acqua, cioè che non sia un'acqua che venga definita cosiddetta dura, cioè particolarmente ricca di minerali. Sicuramente anche l'anziano si giova di quelli che sono i pilastri, i capisaldi della dieta mediterranea, e cioè diversità, quindi variare il più possibile la qualità e la quantità dei cibi che vanno a comporre i nostri menù. Quindi anche se decidiamo di dare al nostro anziano una mela, non scegliamo sempre lo stesso tipo di mela, ma cerchiamo di variare il più possibile. L'altro pilastro è la frugalità, quindi porzioni piccine, non significa quindi miseria, non significa povertà, ma significa semplicemente porzione adeguata a quello che è il nuovo assetto di vita del nostro soggetto anziano, e sicuramente anche un discorso di ecosostenibilità, cioè cercare alimenti non trasformati, cioè che non abbiano alle spalle una lunga filiera produttiva. Questo per evitare l'utilizzo di cibi particolarmente ricco di sali, particolarmente ricco di zuccheri, ma particolarmente ricco di sostanze chimiche di cui il nostro organismo non sa cosa farsene. Queste sostanze vanno sotto il nome molto generico di additivi alimentari, che sicuramente vanno ad aggravare quello che è il buon funzionamento dei nostri sistemi biologici. Se questo è vero per l'alimentazione, diamo anche un piccolo consiglio sullo stile di vita, quindi sicuramente non l'abitudine tabagica, sicuramente cercare di garantire all'anziano un buon riposo notturno, ma sicuramente un buon movimento. Quindi, seppur con un apparato scheletrico, un apparato muscolare o anche delle funzioni che possono, tutti quelli che abbiamo elencato, sono tutti fattori che possono demotivare il nostro anziano a fare un'attività fisica adeguata, cerchiamo sempre di spronarlo almeno a una buona camminata quotidiana.